massima. Io penso che possiamo immaginare la nascita di un coordinamento non fatto da leader, fatto da rappresentanti di ciascuna forza politica, di ciascuna associazione, di tutti coloro che, diciamo, come dimensione collettiva, sono interessati a questo processo. Questo coordinamento dovrebbe lavorare per tutti i mesi di febbraio per decidere alcune campagne nazionali che consentano anche il rimescolamento dei giocatori, compagni e compagni di tutte le compagnie che provano a fare un lavoro comune, no? Che provano a spartire il pane del lavoro. Questi compagni e questi compagni ovviamente La tre giorni di incontri e discussioni milanese, che Vendola sottolinea non essere un evento, ha visto la partecipazione di molti personaggi noti del mondo politico, parlamentare ed extraparlamentare, alcuni dei quali già autori di precedenti tentativi di ricostruzione della sinistra, non andati a buon fine perché privi di coerenza politica e di radicamento sociale, come invece accaduto in Grecia e in Spagna. Domani in Grecia ci sono le elezioni e la coalizione politica a cui tutti guardano in Italia è Syriza, che però ha impiegato molti anni per costruire consenso e risultato elettorale. La Syriza insegna che ci vuole molto tempo, ma ci vuole anche la volontà, perché il lavoro fatto da Syriza è stato un lavoro di grande apertura verso le diverse forze politiche in campo, senza preclusioni, senza steccati, cosa che invece in Italia non abbiamo ancora battuto. Dovremmo essere più sul territorio per cominciare a intessere questi rapporti con la gente e aiutarla a risolvere anche le questioni quotidiane. Io penso che un sacco di equivoci da risolvere nelle prossime settimane, una serie di equivoci che sono molto dolorosi per chi fa parte del Partito Democratico. Ieri qualcuno scriveva su una pagina Facebook, ho avuto qui. Secondo me siamo un centro-sinistra invece. Se avuto 2 anni fa, quando si cercò di leggere Romano Prodi, si ruppe quel giorno. Secondo lei di cosa ha bisogno questa sinistra in Italia per rinascere, visto che la discussione oggi è questa, dal suo punto di vista? Ha bisogno di una traccia di pensiero vero, di un dibattito che non sia fumoso, ma che sia prospettico e come tale abbia un minimo di conoscenza reale di ciò che è il paese, di ciò che sono le sue aspettative e anche di quella che è la sua economia oggettiva. Io, come sapete, ho sempre pensato, diciamo, che fosse complicato fare alleanze politiche. Penso che oggi serve una sinistra di governo in un senso preciso, che serve una sinistra che sia in grado di avanzare una proposta che non è un dover essere, ma è una proposta concreta di cambiamento. In questa formazione che potrebbe realizzarsi si mette in conto la presenza di esponenti del PD che potrebbero uscire? Evidente, ma io penso che bisogna avere un'attitudine molto accogliente, nel senso che la cosa che sta succedendo è questa: c'è una crisi del neoliberismo e oggi per la prima volta la sinistra di alternativa antiliberista vincerà le elezioni in un paese europeo. Parallelamente milioni di persone sono scesi in sciopero contro un governo presieduto dal segretario del PD. Stiamo assistendo ad un terremoto, bisogna riuscire a dare forma a questo processo di cambiamento, che è il vero nodo. La crisi del neoliberismo e la possibilità di fare una sinistra di massa che, a partire dal non neoliberismo, proponga un'alternativa. Domani tutti guardano le elezioni in Grecia per il risultato di Syriza, ma Syriza è riuscita a creare questo risultato dopo molti anni di lavoro sul territorio. In Italia si assiste a delle formazioni di rimpasto a sinistra da molti anni che non hanno successo. Quali sono secondo lei i limiti di questi percorsi e cosa servirebbe per costituire un soggetto reale credibile? Intanto l'importante è provare e riprovare, perché con la nascita del PD, che ha tolto dal lessico della politica italiana persino la parola sinistra,
si è aperto un enorme problema, perché un paese come l'Italia, anche con la sua storia e la sua tradizione, non può stare senza una sinistra politica. E finché non ci siamo riusciti continueremo a provarci. Il PD si spaccherà secondo lei? Il PD non è mai nato, non è un partito, è una lega di correnti personalizzate. Oggi è come una pentola a pressione col fuoco acceso e con la valvola otturata. In Italia da molti anni si cerca di creare un soggetto a sinistra che però non ha successo, la rivoluzione civile, la federazione della sinistra. Secondo lei che cos'è necessario perché questo processo parta realmente in Italia? Se confrontiamo il tempo che stiamo vivendo con i suoi problemi molto gravi, e uno per tutti quello dei cambiamenti climatici, e la capacità del personale politico di coinvolgere la gente, l'opinione pubblica, si capisce il perché di tanta difficoltà che va al di là delle etichette politiche. Il punto, il mezzo non può essere quello di rivolgersi alle varie etichette politiche in giro disperse e pensare che sommandole esce fuori qualcosa, ma richiede invece molta più passione, cultura, conoscenza e amore per gli uomini.